Su quante criptovalute dovrei investire per avere chance e più possibilità di guadagno? Salve a tutti ragazzi, sono Marco Casario, benvenuti al questo video e benvenuti al mio canale. Oggi è mattina, è abbastanza presto qui, sono a Madrid, fa anche abbastanza freddo. Scusate, ho degli occhi gonfissimi, evidentemente la serata di ieri è andata fin troppo bene. Ma veniamo subito al dunque. Allora, quali sono su quante criptovalute dovreste investire e quale approccio dovreste avere per cercare di massimizzare il vostro investimento? Ragazzi, la domanda è molto complessa e, come al solito, questo non è assolutamente un consiglio, perché la decisione che prendete è una decisione che deve essere totalmente soggettiva e discrezionale. Dipende dal vostro capitale, dipende dai vostri obiettivi, dipende dal vostro approccio al trading sul mondo delle criptovalute. Oggi voglio solo darvi degli spunti per farvi riflettere e sensibilizzarvi su alcuni aspetti. Ed in particolare, allora, guardate, ci sono tre strade che potrei scegliere. C'è una strada che è quella del, io la chiamo la strada del all in, cioè la strada in cui mettete tutti i vostri investimenti e tutti i vostri risparmi su un'unica criptovaluta. Può essere una criptovaluta ad alta capitalizzazione, può essere Bitcoin, può essere Ethereum, ma può essere anche, non so, Monero, può essere IOTA o altre. E quindi che in questo approccio mettete tutto quanto su un'unica valuta. Qual è il problema, ragazzi, di questo approccio che io, per esempio, al corso tendo a sconsigliare? È che state puntando, e uso questa parola appositamente, state puntando su un unico cavallo. Quindi vuol dire che se quel cavallo arriverà a fine gara e farà i numeri, farà le performance, voi farete le performance. Se quel cavallo è il cavallo sbagliato, rischierete di perdere tutto, di guadagnare poco e niente, o addirittura di mettere a rischio l'intero capitale. Quindi è un approccio estremamente rischioso, e in un mondo come quello delle criptovalute non è che sapete, se state mettendo dei risparmi su una azienda come Google o come Amazon e avete un orizzonte temporale di 1, 2, 3 anni, diciamo che in 2 o 3 anni non vedo un'azienda come Amazon scomparire o dimezzare il suo valore. Per le criptovalute il discorso è completamente diverso, quindi questa è una cosa che dovete tenere molto molto in considerazione. Approccio aggressivo, approccio che potrebbe non premiarvi. E ricordate, la prima regola del trader non è quella di guadagnare il più possibile. Il trader che non ragiona mai sul guadagno possibile che può fare, nella speranza di farlo il più grande possibile il guadagno. Il trader professionista lavora pensando al rischio, lavora cercando di mitigare il rischio, lavora cercando di proteggere il proprio capitale. La regola 1 di Warren Buffett è non perdere mai i soldi del tuo capitale. Quindi questo è il primo approccio che potete avere. Secondo approccio nell'investimento con le criptovalute, avere un micro portafoglio, lo chiamo io, con 2 o 3 criptovalute. Quindi avrete potrete decidere di avere un po' di Bitcoin, avere un po' di Monaco, avere un po' di IOTA. Ragazzi, sono assolutamente esempi, non fate gli sciocchi e non pensate che questi nomi che sto dicendo sono le criptovalute su cui dovete investire. Sto portando degli esempi. Quindi, secondo approccio, creazione di un micro portafoglio e poche criptovalute selezionate, ovviamente, che vi permettono anche di potergli stare dietro, perché ragazzi, una cosa del mondo delle criptovalute è quella di dover poi star dietro a tutte le notizie che escono fuori su quelle criptovalute, dover star dietro agli aspetti di tipo fondamentale, agli aspetti di tipo tecnici, e quindi ogni giorno dovete guardare. Più ne avete a portafoglio, meno ne avete a portafoglio, e minore sarà il tempo per seguirle, perché poi se succede qualcosa sul mercato magari dovete decidere di chiudere o decidere di raddoppiare una posizione. Quindi questo è un secondo approccio, già con un minimo di razionalità. Terzo e ultimo approccio è un approccio ereditato dalla scuola degli investimenti sul mercato azionario, è quello invece di creare un portafoglio diversificato e bilanciato. È un portafoglio molto più stabile, che viene creato seguendo delle regole ben precise, andando a vedere quali sono le capitalizzazioni di ogni criptovaluta, e diversificando, quindi bilanciandolo dal punto di vista della market capitalization e della quantità di posizioni su ogni criptovaluta,
e diversificandolo in base al settore, alle tipologie di criptovaluta che avete a su cui volete investire. Sapete, parlo spesso di individuare immediatamente in che tipologia, in che diciamo casella, in che cassetto inserire una criptovaluta, perché ci sono vari progetti, tanti progetti, ma ogni progetto poi viene incasellato in una tipologia diversa. Quindi selezionare criptovalute diversificandole da questo punto di vista. Questo è il modo secondo me migliore, questo è il modo vincente, e ripeto, va fatto in maniera veramente calcolata e matematica. Sedendosi a tavolino richiede una grande conoscenza del mondo delle criptovalute, richiede una grande conoscenza nella selezione poi delle criptovalute diversificate appunto per tipologia, e poi bisogna conoscere molto bene le regole da applicare, quindi come acquistare, perché non è che potete acquistare un Bitcoin, non so, dico per dire, un Ethereum, 3 Ripple, 5 Iota e 7 non so, di un'altra Vertcoin. Non funziona proprio così, ragazzi, bisogna costruirlo in maniera bilanciata, quello che dicevo prima. Allora, ragazzi, io mi appresto ad andare al lavoro, ho un appuntamento, per questo sono qui. Fatemi sapere come la pensate voi, fatemi sapere in quale delle tre categorie che vi ho appena esposto ricadete di investitori, di trader sul mercato delle criptovalute, e qual è la vostra strategia, perché come dico sempre, ragazzi, se non avete una strategia su questo mercato durerete poco, o comunque non saprete come comportarvi quando ci saranno o grosse impennate o grossi ribassi, perché come dico sempre sono due le emozioni che guidano i trader, sono l'avidità di poter guadagnare il più possibile e la paura. Per non trovarsi a dover affrontare queste due emozioni e prendere le decisioni sbagliate, dovete avere una strategia ben precisa. Quindi fatemi sapere qual è la vostra, fatemi sapere come vi siete creati il vostro portafoglio di criptovalute, in quale delle tre categorie ricadete. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like in modo tale che so che questo argomento vi piace, e in questo modo posso farne altri in futuro. Ci vediamo prestissimo, grazie a tutti e buon trading a tutti, ragazzi, ciao! Quiere bailar el mariachi loco.